Dal cuore della Calabria, gli specialisti del bergamotto. Bevi Bergotto e gustalo. È buono con tutto. E per concludere, niente è meglio di un caciuto, elisir digestivo. E un'esclusiva, la Spina Santa, gli specialisti del bergamotto. www.laspinasanta.com. Emilio Cellini, editore di Teletivur, la grande televisione anche che ci promuove, ci diffonde, insomma. Quindi anche tu qua con la tua televisione, raccontaci un po' come mai hai scelto Lady Virginia come concorso da seguire. Quando c'è la bellezza c'è Teletivur, quindi poi essere intervistato da te, insomma, è un onore, un piacere. A proposito di bellezza, no, noi cerchiamo di essere combattivi, agguerriti in questo mare di piccole televisioni regionali, e poi tra l'altro, tra le tante cose, trasmettiamo Gran Gala Italia, quindi anche questo ci fa onore. Allora, grazie Emilio Cellini, sempre presente dove c'è cultura, arte, bellezza, grazie a Teletivur e grazie all'editore che, devo dire, potrebbe anche fare un po' un mister. Assolutamente no, no, lasciamo il palco a chi se lo merita. E poi c'è un altro dei protagonisti di questo format che, non Rina, se vede che non ci sta il Superman delle corde, cioè lei cambia canale subito. È Gianluca Rando. Gianluca Rando. Eccolo qua. Eccoci, ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie, mi senti l'applauso quando arrivi tu, che è straordinario. Ciao. L'applauso te lo meriti anche, perché tornando applausi esagerati. Tornando a Roma in macchina ho fatto tutto il viaggio ascoltando Elena, fallo, esatto, questo CD, il nuovissimo CD che si intitola Raya, e proprio ci farà ascoltare questo brano, e tra l'altro in collaborazione anche con la produzione Mediterranean Production. Assolutamente, Mediterranean Production. Io volevo Gianni Gandhi, Gianni, il maestro, il eccolo, produttore nonché amico storico, ecco, c'è un applauso meritatissimo. Ti dicevo, appunto, sì, questo disco che è stato registrato dal vivo a Panarea, a Raya di Panarea, quindi prende il nome appunto da questa location fantastica, e trova in prefazione Robby Facchinetti. Quindi, infatti adesso va il teaser con Robby Facchinetti, che insomma parla molto bene di te, giusto? Sì, al di là di questo, appunto, è un disco che nasce appunto dalla voglia di riprendere a fare concerti, quindi che sia questa pennellata di ottimismo. Ma non solo per me, certo, per tutti gli operatori dello spettacolo, per tutti i cantanti e quant'altro. Allora ricordiamo anche tante collaborazioni tue, di tutto di più. Serena Utieri, Enrico poi Montesano, Nino Frassica, Gianni Gandhi, Elena Presti, tantissimi. Allora, oltretutto, il brano Porom Pompero, che hai fatto tutto l'arrangiamento, esatto, con Giovanna Nocetti, che salutiamo. Bene, allora ti ascoltiamo. Alfredo, tu hai fatto qualcosa, hai cantato? No, però l'ho ascoltato ed è venuto, sono tre microfoni, l'ho ascoltato, giusto. Devo dire che Rando, a parte che è un amico eccetera, ma si supera, ogni volta si supera, infatti abbiamo detto a ufficializzare tutto ciò, anche questa. Io ufficializzo questa cosa, la dico in diretta, che il prossimo disco vedrà una collaborazione con te. Mi farò un ciuffo apposta, perché se non vengo bene. Allora, adesso però Gianni Rando in Raya. Thank you.
E siamo proprio per la nuova edizione del 2021-2022 del concorso Lady Virginia qua a Civitavecchia, sempre con noi di Gran Gala Italia. Un saluto ad Alfredo Nolasco che non è potuto esserci. A brevissimo tantissime, non solo Lady ma anche Miss, sfileranno qua sulla passerella, verranno giudicate anche dai valenti giudici. Grande grande spettacolo qua sul palco di Civitavecchia per il concorso di Lady Virginia. Le partecipanti erano 50, è stata lunga, dura, entusiasmante, bella, che cosa devo dire, soddisfatta, perché un palco come questo, Civitavecchia, che ci ha ospitato per noi, è stata una grande, grande soddisfazione. Diciamo che è un concorso spettacolo, non è un semplice concorso di bellezza, è un concorso spettacolo perché io lo chiamo porpori, io ho questo termine che chiamo porpori perché vado a mescolare tutte le cose, dalla bellezza alla musica, all'arte, alla pubblicità, a tutto. È un tutto, è un insieme di cose che formano lo spettacolo, formano le serate del concorso nazionale di bellezza di Virginia. Dal cuore della Calabria gli specialisti del bergamotto. Bevi Bergotto e gustalo, è buono con tutto. E per concludere, niente è meglio di un caciuto, elisir digestivo. E un'esclusiva, la Spina Santa, gli specialisti del bergamotto, www.laspinasanta.com. Pasito nomás comenzando sigue, el tiempo que paso danzando dice, descubro el sabor de la vida, comienzo a danzar. Baila, recorriendo unos caminos, los caminos de esta vida, con las manos hacia arriba, haces enfrentar la vida, con las manos hacia arriba, el sabor de una sonrisa, haces enfrentar la vida. Acércate a mí, bailando, acércate a mí, jugando el ritmo que encanta, el alma inicia a tocar. Sin fin, disfruta el sabor, oh, disfruta el amor,
Ma così sono proprio la Carmen, sono la Carmen, tu mi hai visto così e mi hai donato questo abito stupendo, grazie Alessandra, guarda che bello, insomma è uno spettacolo, veramente un omaggio alla Spagna. Hai ragione, proprio un omaggio alla Spagna e come ti avevo detto prima, questo sarà il tuo prossimo outfit e finalmente lo vediamo indossato. Proprio bello, ti sta benissimo e sei pronta per partire il primo volo. Dove vai? Barcellona, Madrid? Anzi, andiamo insieme perché in questo momento abbiamo tutti bisogno un po' di vacanze, quindi sicuramente ci faremo un bel viaggio e così lì mi verrà sicuramente l'ispirazione per il prossimo outfit per te. Che bello avere Alessandra come consulente d'immagine, tra l'altro anche tu con questi abiti bellissimi, molto bello anche il tuo, la tua scelta, ma qua uno si perde perché non so quanti metri quadri tu abbia qua in questa atelier, però è veramente un omaggio alla bellezza, all'eleganza, a diciamo tutto quello che è made in Italy, proprio poi sartoriale, di alta moda, qualità, insomma abiti da sport, da cerimonia, di tutto di più. Allora Alessandra, un tuo impero, diciamolo, perché sei riuscita qua a San Benedetto del Tronto a creare proprio un bellissimo atelier e con la tua empatia, la tua capacità anche di coinvolgere i tuoi clienti, che diventano proprio delle donne che tu vuoi consigliare, donne e uomini, che si affidano a te, alla tua bravura. Io le considero ormai le mie creature, perché da quando vedo comunque entrare una persona in atelier, basta guardare comunque per me la sua figura, la sua immagine, e riesco a capire molte volte la propria personalità, cioè quindi entro psicologicamente nella persona e di solito, non per presunzione, ma non sbaglio quasi mai a scegliere l'outfit, cioè il primo abito che comunque seleziono mi dicono questa è la mia scelta. Eppure proviamo tantissimi abiti perché come puoi vedere qui possiamo spaziare, no, con tutti i colori, quindi da colorati, nero, verde, abbiamo tantissimo di tutto e di più, però ecco, riusciamo a trovare l'outfit giusto e questo è quello che mi rende felice. Quindi le chiamo proprio le mie creature perché iniziamo insieme a creare comunque l'outfit completo per ogni persona. E siamo contenti di averti qua a Gran Gala Italia, perché noi cerchiamo sempre eccellenze nei vari campi e tu veramente sei un'eccellenza nel tuo lavoro, hai aiutato anche tante persone a distanza, che però ovviamente è meglio che vengano a trovarti proprio qui, però anche a distanza in tutta Italia tu puoi fare una consulenza. Sì, e quindi lo ricordiamo, se volete contattarmi tramite comunque i miei social vi risponderanno sicuramente poi le mie collaboratrici e possiamo instaurare una nuova collaborazione. Bene, ricordiamo sempre tra i tuoi clienti anche tanti personaggi dello spettacolo, tante personalità che si sono affidati a te, e ricordiamo sempre, perché io ce l'ho nel cuore, tu lo sai, insomma la musica, quindi la famiglia Jackson ovviamente, ai familiari di Jackson cosa hai consigliato? Cioè erano uomini in questi ragazzi, diciamo? Sì, erano appunto i nipoti di Michael Jackson,
Jackson, quindi i famosi comunque 3T, e ho consigliato un outfit che comunque era una serata di gala e un abito, un completo molto molto elegante, e devo dire che ho saputo anche indovinare il loro gusto, che è la cosa più importante, e loro hanno apprezzato molto. E poi tra l'altro ho fatto anche indossare delle mie t-shirt fatte da me con il mio logo. Sì, e ho fatto anche dei papillon con il loro nome e ho omaggiato questa cosa e sono rimasti molto entusiasti. Esatto, poi ho saputo anche della Rodriguez, della Cecilia. Sì, allora ad un evento, quindi abbiamo vestito comunque Ignazio Moser, Cecilia, Sossia Ruta, che prima abbiamo dimenticato, Ursula e tanti altri, poi Mister Italia, Giulio Schifi di Temptation Island, insomma tantissimi personaggi e diciamo Antonio Lenti, quindi non dimentichiamo e non vorrei dimenticare nessuno perché ne sono tanti. Però li ho tutti nel cuore, ci sentiamo con tutti e per qualsiasi cosa, infatti chi è entrato nel mondo del cinema, chi comunque continua nel campo della moda, li seguo anche a distanza, quindi abbiamo fatto anche diverse interviste con Giulio Schifi, che è entrato anche lui nel mondo del cinema, e continuo a seguire comunque i loro outfit, perché non dimentichiamo che tra l'altro io vengo anche dal campo della moda, quindi cinema, spettacolo, e sai benissimo che ormai ci sono dentro e riesca a seguire ancora meglio tutti i personaggi. E poi un saluto che devi fare ai tuoi amici dell'associazione del wedding. Sì, un saluto a tutti gli imprenditori che comunque mi hanno seguita in questi 14 mesi indimenticabili, quindi li saluto tutti, in particolar modo poi quelli di Professionisti del Wedding, il nuovo sindacato dove io sono presidente in Confcommercio, che anche qui stiamo facendo tanti lavori e tanti progetti, quindi ci auguriamo il meglio in tutto, dai, vogliamo essere positivi, il meglio per tutto e per tutti i settori. Benissimo. Allora, grazie ad Alessandra Bruni, è sempre un piacere parlare con te, avere consigli da te, e quindi alla prossima, grazie. Io vorrei adesso richiamare, perché questa puntata insomma ha bisogno di energia, di ritmo. Ancora energia, sì, altra energia. Musicale Edel Farias. Edel Farias. Edel Farias, dalla Patagonia, poi in giro per l'Europa, per il mondo, dal Venezuela, eccolo qua. Con i suoi strumenti, lui ricordiamo è anche polistrumentista, oltre che cantautore di tutto di più. Io ho sempre detto, Edel, cerca di capire però in che maniera intendo, tu non sei tanto normale, perché riesci a fare delle cose che io, onestamente, un essere umano normale... Sono anche il campanello, benissimo. Vabbè, ho capito. Per esempio, adesso che hai preparato? No, mi ricordo sempre la storia del palleggio, eccetera, che mentre si... Allora, sole... questo brano è un midley in realtà. Praticamente il midley va a riassumere in maniera molto, molto, molto breve, perché dura 2 minuti. Quello che andrò a fare nei live durante questo estate 2001, speriamo di riuscire a portare il live come in passato. L'estate siamo... è quella del 2021, per quando Nonna Rina ha visto le repliche del 2024, ma per noi sempre estate, perché infatti, quando siamo vicino a una bella donna come Nena Presta per noi, Presti per noi, è sempre estate, sempre. E tu ci fai rivivere questa magica stagione con questa speciale. Sì, però la dobbiamo ballare tutti insieme, soprattutto bisogna tu. Ballarla un po'. Mi metti. Ma io ti ho visto prima che sei molto Michael Jackson. Hai visto male, perché stavi messo. Però questo è latino, quindi vediamo come te la cavi. Mi impegnerò, perché ho fatto il classico. Quindi restate con me, la cantiamo. Bene. Allora, certo, per questo midley, sì, ti posizioni, questo midley, ovviamente ricordiamo sempre anche la sigla Corazones Locos, che ha interpretato un successore, sempre un sua, tormentone. E quindi l'ascoltiamo, noi abbiamo due grandi, anzi tre, quattro grandi chitarristi, lui e Rando che è fisso qua, giocano, ma lui è un grandissimo cantautore. Rando che stava qui però è sparito. Stava qui Rando, deve venire, giusto o no? Certo, nelle sue corde questo brano. Nelle sue corde, giustamente. Perfetto. Chitarrista. Della chitarra? Per voi? Edel Farias! Sube con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino, para burlar la ley. Perdido en el corazón, de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, por no llevar papel. Ciudad del Norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Mano negra, clandestina.
Torino, boliviano, clandestino, mano negra, illegal. Baila morena, baila como ninguna. Baila morena, moviendo tu cintura. Baila morena, baila como ninguna. Baila morena, moviendo tu cintura. Moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Baila morena, baila como ninguna. Baila morena, moviendo tu cintura. Baila morena, baila como ninguna. Baila morena, moviendo tu cintura. Anche in questa puntata naturalmente i nostri riflettori si spostano sulla moda, e che moda, soprattutto quando di scena su questo set c'è un personaggio straordinario come Antonella Ferrari. Che piacere Antonella, rivederti. Che piacere. Ben, ma tanto tu sei di casa ormai qui, sì. Vieni in favore di Luce, che se no mi si arrabbia il mio amico regista Luciano. Che novità ci porti? Allora, ho seguito nel Cuore Verde l'Umbria Una ragazza per il cinema e poi anche a Taormina, quindi ho seguito tutta la parte naturalmente fashion, gli stilisti che si sono succeduti, che hanno fatto indossare le loro creazioni a delle bellissime ragazze. E quindi ne vedrete delle belle, perché tutte sono una dietro l'altro nel servizio che andrà in onda. Ti ringrazio Antonella, diamo subito un'occhiata. Buongiorno da Taormina, siamo qui con una ragazza per cinema, io sono con il meraviglioso, famosissimo Garrison, and I love him. I love her too, guys. Si apre con un tributo a Raffaella Carrà la 33esima edizione del concorso nazionale Una ragazza per il cinema, organizzato dai patron Antonio Lopresti e Daniela Eramo. 5 giorni di preparazioni a cura del ballerino e coreografo americano Garrison Rochelle, che ha curato le coreografie della finale del concorso che si è svolto al Teatro Antico di Taormina. La manifestazione quest'anno è stata inserita nel prestigioso cartellone della rassegna del Taormina Arte 2021. Presentatori dell'evento dedicato alla bellezza e al talento, Beppe Convertine e Justin Matera, madrina dell'edizione 2021, Valeria Marini. Tanti gli ospiti protagonisti della serata, guest star il cantante Mario Venuti, il cavarettista Fabrizio Fontana, l'attrice americana Demetra Hampton, l'attore Vincent Riott, il produttore cinematografico Antonio Chiaromonte e il maestro impareggiabile del make-up artist Pablo Gilcagnier. And the winner is questo scenario del Teatro Antico di Taormina e la concorrente numero 91, Crisia Moretti! La vincitrice è Crisia Moretti, che è arrivata alla finale nazionale di Taormina partecipando alle selezioni in Umbria, condotte da Vincenzo Bocciarelli, organizzate dall'agente regionale Sonia Giusti insieme alla fashion director Antonella Ferrari. Oltre alla location esclusiva, il Castello di Montignano e la Rocca di Narni, sono stati protagonisti tre stilisti d'eccezione, Mary Zaccaria, Roberto Michelini e la stilista internazionale Jenny Monteiro. Io
sempre da soli, quindi sennò Nonnarina non ci crede, Nonnarina, non è qua, no. Giovanna Nocetti, Giovanna Nocetti, grazie, grazie, che applauso. No, ma lui gioca, scusate signori. Lui gioca perché è in televisione, in diretta, eccetera, eccetera, perché da sola è educatissimo. Quasi non mi guarda. Ma non ti crede nessuno, no, non ti crede nessuno, non ti crede nessuno. Sì. E poi soprattutto, ma dimmi una cosa, molto brevemente. Io ho seguito tutta la tua carriera, tu lo sai, sono un tuo fan, cioè, tante canzoni di successo. Il ricordo più bello di questa grande carriera, infinita, perché continua ancora. Sono 51 anni, non dirlo però. Sono 51 anni che io faccio, però può darsi che dopo questa bellissima trasmissione, che ce ne saranno ancora, può darsi che io alla fine dell'anno decida di smettere. Ma no, ma no, ma no, sì. ma no, non puoi dirmi queste cose, non era scritto neanche nei testi, che non ci sono in questo momento. Comunque, però il ricordo più bello di questo mezzo secolo. Guarda, il ricordo più bello è aver cantato davanti al Papa Wojtyła, e aver scritto questa magnifica Ave Maria, che comunque potete trovarla, come potete trovare tutte le mie canzoni sulle piattaforme digitali. Quella è stata una delle belle cose, esperienze bellissime per un artista. Poi ho fatto tanti concerti. Devo dirti una cosa, c'ho solo un piccolissimo rimpianto: aver rifiutato di andare in America con Frank Sinatra. Ma però pure tu, ma io ero troppo legata all'Italia, ero giovane, no? Quindi ecco, queste sono le due cose, che una bella e l'altra così, c'è un piccolo rammarico, però non... Ma non vorrei che spesso, cara Giovanna, tu mi insegni, queste sono per voi donne vicende spesso legate a un sentimento, a un amore, a un qualcosa, un'emozione, chissà, sì. forse un tuo ex, chissà. Sì. No, scusatelo, sì. Questo era per presentare la canzone. E certo, perché sennò anche stavolta tu vai via e non mi fai il mio ex, Giovanna Nocetti. Grazie. Bambino, lui parlava e parlava e rideva.
Marco Fina, sei sempre in ritardo, ma da dove arrivi questa volta? Mi interessa di base. Dai, ma basta con questo Covid, ci hanno limitato. Arrivo, fammi ricordare, da casa, stavolta da casa, vi saluta mamma, si è detto ti ho visto, sei stato molto carino, però c'è basta. Però io... Ma vieni da un musical, sì, da uno spettacolo di teatro, da una tua, un cabaret, da dove vieni? Dipingo anche, dipingo. Io nel frattempo, mentre sto solo, dipingo, capito? Dipingi. Mi metto là con le sculture di ferro, faccio delle cose strane. Poi ho anche tre figli e sono nonno, cioè scherzo. E basta. Senti, dai, che Alfredo Nolasco ti sta aspettando in ciao, Elena. Studio. Ci vediamo dopo. Ciao, Gianfranco. I nostri personaggi devono essere tutti multitasking, nessuno escluso, devono essere dei performer, dei ballerini, dei cantanti, dei comici, devono essere pronti a tutto, perché questo, più che un set televisivo, cari amici, è un avamposto, vero Gianfranco Fino? Certamente, all'avamposto rispondo presente. Basta con questi applausi, senti quanti applausi. Grazie, bravo, però non esageriamo. Come stai? Abbastanza bene. Sono sempre in movimento, come puoi immaginare, anzi fortunatamente si è tornati a fare qualcosa. Tu però sei sempre qui, Sì. Beh, certo. Raga, a Roma se sta bene, diciamo la verità. Ho capito, ma tu sei di Roma, sei oriunto, sei della Puglia. Ma che c'entra? Noi non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di te. Giro sempre l'Italia, sì. Tu lo sai. No, vi è qua, tu mantieni come all'epoca del Covid, mantieni sempre le distanze. Vi è qua un attimo, che c'è? Mi hai ricordato, mi hai toccato come sempre i sentimenti, mi hai toccato la mia terra, la mia Puglia, mi hai fatto ricordare gli stracinati, quelli che mi faceva trovare nonna Rina, che me li fa trovare ogni tanto. Stracinati con lo cimitero. Bravo, esatto. E invece noi per il nostro lavoro giriamo l'Italia. Tutta l'Italia. Cominciamo dalla Lombardia, per esempio. Per esempio, in Lombardia mi succede questo, quando io chiedo ai tecnici, perché a me succede con i tecnici, vai con la base, il tecnico milanese è questo, fa, ecco, ce l'hai sta confidenza. Arriva lui, fa culo a base. Uè, cicetti, la minga sono io che la lecci e le fa il traverso e le va avanti in tre. Uè, allora guarda, bauscia, terum. Meno male che spesso ci spostiamo in Veneto, perché poi diciamo è Padova, Venezia, è diverso. Perché lì hanno uno spirito diverso, nel senso totale di questo termine, perché tu li vedi la mattina alle 10 che già sono al bel bicchiere di bianco e lui dice scusi, il tecnico mi manda la base e il tecnico fa guarda, mi sono farmi il bicchiere di bianco, io te vedo proprio. Ma non è vero. Ma non è vero, ma non è vero. Ma lo dico scherzando. Ho un figlio a Verona, quindi lo so. Perfetto, salutiamo tutti gli amici di Verona e del Veneto, però soprattutto diciamo io ho un debole anche per la Toscana. Questa terra Toscana, meravigliosa. Perché loro conoscono le parole, conoscono padroni della lingua, sono i creatori della nostra lingua. Tu dici vai con la base, lui attacca, il tecnico fa. Guardi, la base si è cercata, non si è trovata, si è chiesto, si è indagato. Si è guardato, si è sollevato, si è spostato, si è scrostato, si è riverniciato, ci è piaciuto, si è lasciato. Poi attacca, dice sicché, come dice sicché, ricomincia. Guardi, la base si è cercata. Faccio senta, Zingarelli, abbiamo poco tempo, andiamo in un'altra regione. Non ho avuto neanche un attimo questa, ma neanche una. Mi dispiace moltissimo di affacciarmi dai miei amici dell'Emilia Romagna. Anzi, non è vero, li saluto tutti, a cominciare quelli che sono a Parma, per esempio, i nostri amici Mario Telli, la nostra vicina regale, i nostri amici... che tu conosci bene, del concorso di Lady Virginia. Quanto è bella l'Emilia Romagna. Poi sono molto socievoli, è un po' una regione del sud piuttosto che del nord, perché sta al nord, ma lui vedi belli pacciosi, belli così, sono forti, vai con la base. Guarda, secondo me c'è stato un problema che dobbiamo risolvere. C'hanno ancora sto coso di star così, gli manca il bacone. Chissà da dove deriva. Ma non lo so. Mi hai fatto ricordare il Lazio, mi hai fatto ricordare un balcone di Roma in particolare. Il tecnico romano, quando tu gli dici vai con la base, lui è come se parlasse ancora a tutta Roma. Ma a Roma l'impero, parliamo di Africa e Inghilterra. E lui comincia a fare... No, ho capito che te domani! Cioè proprio di con la mano messa qua. Poi si invece. Ma basta, ma senti qualche applauso, Aspetta, poi con un ligare di. Sai che devi fare? Una piannanza e se ne va da un'altra parte. Quello meno va. Cominciamo ad andare un po' al sud, perché è vero. Al sud. E noi ci spostiamo molto al sud, proprio da Roma, dritti verso Napoli. Ah, dritti verso Napoli. Napoli è bellissimo, perché Napoli potrebbero essere al governo in tutti i ministeri, risolvono tutto. Vai con la base, il tecnico napoletano ti fa. Tutto a posto! Ti voglio bene! Tutto a posto, stia tranquillo, tutto a posto. Ho capito, ma la base
Tutto a posto, si grosso, si bello, ti conosco, ti sacciate, non ti preoccupare. Tutto sotto controllo, la sua base sicuramente stava qua. Adesso è in giro per il mondo. Sì. Copiata chissà dove, chissà perché, chissà da chi, non si capisce. Ti voglio bene. E la base non parte. Quanti applausi, la senti quanta roba, perché sono Gianfranco Fir, prendi l'autostrada, prendi l'autostrada. Sì. Da Napoli, Canosa, Bari. Ci voglio Bari per me la seconda patria. Ma perché? Io ho conosciuto Lino Benfi che gli facevo da bagnino. Ma non ci credo, ma non ma è vero. Sì, e che ti ha detto di particolare? Quando è arrivato io mi sono meravigliato. Adesso una piccola digressione, ma è così. Arrivo, 19 anni, faccio il bagno. Dico, no, c'è il signor Banfi all'ombrellone numero 9. Chi sarà sto signor Banfi? Si presenta Lino Banfi, io lo guardo, fa, scusi, l'ombrellone. Sì, sì, se per favore mi sposta un attimo le sedie. Io dico, ma va bene. Invece no, la vita è un signore straordinario, come già sappiamo, parla perfettamente. E quando fai l'artista e comincia a fare le cose. C'è la cosa accelerete. Però mi piace tantissimo, scendendo ancora più a sud, piace moltissimo questa terra straordinaria che è la Calabria. Quando lì, arrivi in Calabria. E lì il tecnico proprio ti fa capire il loro spirito, perché lui vuole partecipare. Bello deciso. Anche se non sa, però sono capito, intervengo. Vai con la base. E il tecnico calabrese fa. Ma se io stavo trovando un coso tutto per tutto, non inzeppavo dentro che ho tirato un caso, che non si sputava, domava. Dico, scusi, ma lei è il tecnico? No, no, io stavo passando. Ma che tocca, se non è capace, lasci stare. Però so così, sono fatti così, sono di cuore. Sei straordinario, sei di cuore anche tu. Grazie. E con un abbraccio agli amici della Sicilia finale. Assolutamente, il tecnico siciliano non c'è. C'è solamente la console. Come c'è? Per quello si chiama console, perché ti devi consolare. E il tecnico siciliano ti guarda e ti fa. Scusasse una cosa, e per caso lei che cercava la base? Dice, no, grazie, prendiamoci una pericola. Gianfranco Fino, grazie. La tua canzone sento già, un'ora insieme per cercare, una ragione per sognare, e poi ti penso e ti ripenso perché sei la felicità. Un'ora insieme tu a ballare, la resi bella da impazzire, la mia Lady Italiana, bella sarai questa notte di star. Llenando esta su voz quebra del cielo entre tanto silencio. Insieme al tuo sorriso e festa sarà, passione vera in una sera di felicità. Ti guardo, mi guardi, sorridi, accendi la musica, a gran gala Italia tu canterai. L'amor canta la luna su illusione, passione immensa che non supo e sola cantare, llenando esta su voz quebra del cielo entre tanto silencio. La vida cambia.